Bonjour, siamo venuti nella casetta con la piscina perché c'è un tempo bellissimo. Grisha, e qui ci sono i cagnoni. Ciao Grisha. Ah, adesso arriva Grof che è innamorato di Tomas. Guarda solo Tomas lui. Ciao, io sono tuo figlio. Io sono tuo figlio, accarezzami, sono tuo figlio. Poi gli parte la gamba di solito. E poi partono. Tipo treno. No, oggi vanno piano perché fa troppo caldo. Ciao Grisha biondina. Ciao Grisha biondina. Grisha biondina. Ciao. Hanno tanto caldo, mi sa. Biondina. Sì, biondina. Infatti, Grof guarda solo Tomas. Non mi calcola mai. Ciao, Grof. Oh, sì, mi calcoli. Ciao, Grof. Buongiorno. Mi sono portata il computer. Metto a caricare un video qua. Ma prima, visto che è già ora di pranzo, vado a mettere su l'acqua per la pasta. Preparata? Solo accendere il fuoco. Alright, il fuoco è acceso. Nel frattempo ho preparato la pasta, faremo le farfalle. E ho portato alcune cosine. Allora, qui ci sono le banane. Poi ho portato, vabbè, ovviamente la Coca Zero. Le metto subito in frigo. Sapete che io non posso stare senza Coca Zero. Eccola qua, al sicuro. La mia Coca Zero, il mio tesoro. Poi, allora, qui c'è l'insalata con i pomodorini per Tomas, che avevamo già condito ieri, ma non è riuscito a finirla. Poi, vabbè, qui c'è ancora un sacco di altre insalate, altri pomodorini. E poi, per pranzo abbiamo deciso di fare la... Oh sì, ci sono disegnate anche le farfalle, quindi faremo proprio questo. Farfalle con panna chef leggera, spero sia buona, e con prosciutto cotto a cubetti. È un sacco di tempo che non mangio la pasta con la panna e il prosciutto cotto, che non è molto estiva, ma però è buona. Poi, per stasera abbiamo il pollo, ho bocconcini di pollo che però erano surgelati, quindi li lascio qui così si scongelano. E poi abbiamo preso, allora, questa è la mia minestrina per stasera. È un periodo che sono fissata con le vellutate e le minestrine. E questa è minestra di zucca e carote, ovvero vellutata di zucca e carote. È buonissima. E poi, allora, abbiamo preso una mozzarella. Poi questo è formaggio, com'è che si chiama questo formaggio? Vabbè, è fresco, è tipo latteria. E poi c'è l'emmental, o quello che rimane dell'emmental, perché Tomas li fa fuori in un secondo. E poi un petto di pollo, che finiremo anche questo oggi. Ok, mentre aspetto che la pasta sia pronta, volevo dirvi grazie per tutti i bellissimi commenti sotto il video che ho fatto, in cui ho vissuto per 24 ore negli anni 90. Mi ha fatto tanto piacere, perché non è stato semplice filmare quel video, vi dico la verità, sia per la preparazione che per la realizzazione, perché stare senza cellulare, senza internet se non per le email sul computer per 24 ore, per me, con il lavoro che faccio, è stato veramente molto molto complicato. Però sono davvero felice che vi sia piaciuto, e anche per me, scusatemi, continuo a cambiare le impostazioni sulla videocamera, comunque anche per me è stata una bella soddisfazione, perché ho visto che vi è piaciuto e ho visto che ho fatto raffiorare un sacco di ricordi anche a voi, quindi mi ha fatto davvero piacere. Poi mi avete scritto un sacco di altre cose che magari non mi ricordavo, tipo oltre la Onyx c'erano i jeans Lee, la marca Fard, scritto PH, ma dove sono finiti tutti questi brand? Io li adoravo. Poi c'era un sacco anche Fornarina. E poi mi avete fatto tornare in mente le zeppe Buffalo, ragazzi. Le zeppe che avevano le Spice Girls, e io, essendo alta 1,77 m, non potevo portarle, ma io comunque le avevo comprate ed ero 1,90 m. Potete immaginare, insomma, l'imbarazzo. Però le avevo, non so dove siano, ma io le avevo. Mi ricordo erano tutte bianche, e mi ricordo che quando mio nonno le aveva viste mi fa: ma queste sono le scarpe che si usano in ortopedia quando hai problemi alla spina dorsale, una roba del genere. Io: no, vanno di moda. Poi è stranissimo, perché poi sono
passate di moda, nessuno le ha più viste e adesso sono ritornate. Ragazzi, le zeppe sono di nuovo di moda. Voglio dire, siamo talmente tanto vecchi che ci ricordiamo di quando le zeppe andavano di moda e adesso sono ritornate. Cioè, mind blow. Comunque sono felice che vi sia piaciuto quel video. Davvero, davvero grazie, perché non do mai per scontato che un video vi piaccia. E ho sempre il dubbio quando lo carico, piacerà, non piacerà, ho avuto una buona idea, non ho avuto una buona idea. Oggi invece caricherò il video in cui guardo il make up al microscopio, eccetera, che secondo me è anche molto molto interessante, anche se so che Chiara l'ha già fatto qua in Italia, non so se l'ha ancora fatto qualcuno, ma in America l'hanno fatto diversi ed è stata una figata. E vi dico che poi sono andata avanti, dopo che ho registrato il video, quando ho finito di registrare il video, sono andata avanti a controllarmi tutti i peli del viso, tipo, e poi i capelli, ho controllato, cioè sono veramente impazzita. Comunque, vediamo la pasta com'è. E ieri tra l'altro siamo andati al cinema e abbiamo visto Ocean's 8. No spoilers, assolutamente no spoilers, non voglio spoilerarvelo se ancora non l'avete visto, però a noi è piaciuto molto, è piaciuto sia a me che a Tomas. Ma ci siamo messi d'accordo, cioè ci siamo messi d'accordo, per dirla così in modo carino, prima dell'inizio del film c'è stata la pubblicità dei nuovi film. Lo sapete, sempre così quando vai a vedere un film al cinema, inizialmente ci sono tutte le pubblicità dei film in arrivo prossimamente. E qual era un film in arrivo prossimamente? Non mi ricordo il titolo, comunque c'era Sylvester Stallone. Ebbene sì, e quindi ovviamente, visto che quel film l'avevo scelto io, ho dovuto dire a Tomas: ok, va bene, andiamo a vedere questo film, quindi prossimamente andremo al cinema. Come si chiamava? Fuga? Una roba 2. So che il numero 1 Tomas l'aveva visto, anzi l'abbiamo visto perché mi è toccato vederlo anche a me. E adesso è uscito il 2, quindi dovremmo andare a vedere anche quello. Ahimè, ahimè ragazzi, ahimè ragazzi. Poi abbiamo fatto scorpacciata di popcorn, è stato bellissimo andare al cinema, anche perché praticamente non c'era nessuno. Se volete andare al cinema lunedì in estate non c'è un'anima, è stato bellissimo. Avevamo praticamente la sala per noi, c'erano altre 3, forse 5 persone, tutte nell'ultima fila davanti il vuoto, fantastico. Tomas nel frattempo è andato a tuffarsi in piscina, ma io, oltre a preparare il pranzo, voglio vedere com'è il mio video, perché l'ho messo a caricare una decina di minuti fa. Ok, adesso è al 2%. Spero, metti fuoco, spero faccia in tempo, anzi lo programmiamo alle 17:30 e 7 agosto. Mi dà un po' fastidio perché YouTube mette sempre lo schedule, cioè se lo vuoi programmare ti mette sempre un giorno dopo, ma io non riesco mai a programmare i video un giorno prima, li metto sempre al massimo all'ora di pranzo per le 17:30. YouTube, mannaggia, a volte sbaglio e poi, ma perché non va online? E poi vedo che in realtà va online domani, quindi devo cambiare la data, quindi 7 agosto 17:30, adesso sistemo titolo, tag e tutto quanto. Siamo, sì, al 2%, va piano, ma va. Ok, la pasta è pronta, ho aggiunto la panna e il prosciutto cotto e la faccio rosolare ancora un po' sul fuoco, così si amalgama meglio e secondo me viene più saporita e anche il prosciutto cotto si cucina un po' meglio, si abbrustolisce leggermente. Ecco pronta la pasta. Ta-da, abbiamo già messo 10 kg di parmigiano. E Tomas, hai già fatto il bagno? Io sì. Com'è andata? Bellissimo. Perché l'acqua è fresca, però posso stare dentro tutto il pomeriggio. Non vedo l'ora di tuffarmi anch'io. Evviva! Sono contenta che siamo venuti qua alla fine. Buon appetito, pupetto. Grazie, Mishka. Finalmente vado a minaccia i pesci, ragazzi. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Ta-dan, ta-dan, tutta per noi. C'è il termometro lì tra l'altro e l'acqua a 29 gradi, quindi direi che è parecchio parecchio calda. Che bellezza. Niente, purtroppo ho controllato l'upload del video, siamo qui tipo da 3 ore e l'upload è al 17%, che è veramente ridicolo, ma la cosa bella è che abbiamo appena installato il nuovo modem Telecom, che dovrebbe essere fibra, e però in realtà è lento, quindi dobbiamo tornare a casa nostra e caricherò il video da lì, perché qui va in onda di notte se lo lascio qua, quindi devo andare per forza a casa, ma è stato molto molto bello farci un bel tuffo in piscina.
E adesso recuperiamo le nostre cose e torniamo giù. Mi dispiace perché volevo stare qua fino a tardi oggi, però non posso saltare, non voglio saltare un video perché se vi ho detto che li carico dal lunedì e il venerdì mi piace. E poi ho il video pronto, è per questo che mi dà fastidio. Quindi niente, adesso prendiamo tutto quanto e torniamo a casa. Beh, questa è una giornata molto inaspettata perché siamo andati a fare benzina e poi siamo tornati a casa, io sto caricando il video e ci siamo resi conto che Tommaso ha dimenticato il cellulare nella casa con la piscina. Quindi adesso torneremo su, a questo punto lascerò il video caricare qua e torneremo su e poi rimarremo là, ceneremo su e poi ritorneremo a casa questa sera. Vabbè, oggi veramente 1000 giri in macchina. Comunque sì, almeno sono contenta perché riesco a caricare il video ad un'ora quasi decente, perché dalle 17:30 che lo aspettate sono le 20, però almeno sono contenta che riesco a caricare il video. E sto cercando il mio cellulare con la speranza che almeno questo ci sia. Sì, cioè il mio cellulare c'è, qui c'è Gatto Denver. Ciao signor Gatto Denver, come sta lei? Sta bene? Signor Gatto Denver, sei tutto bianco? Un po' arancione? Sì, io lo so che sei tutto bianco. Tutto bianco. Sei tutto bianco. Sì, mio piccolo gattino. Sì, la mia nuvoletta soffice, soffice. Sì, la mia nuvoletta soffice, soffice. Sì, ho dato tanti bacini. Ho dato tanti bacini. Tu non hai dino, tu lo lascio. Chiacchierone! Chiacchierone! E rieccoci, siamo tornati su nella casa con la piscina. Oggi è veramente, perché poi è un mini viaggio, è da una casa all'altra, pensate che siano così vicine. Quindi però siamo riusciti a recuperare il cellulare di Tomas, che effettivamente era rimasto sulla sdraio accanto alla piscina. Ho fatto anche la puntura a Tomas, perché dovete sapere che deve fare una puntura di eparina dopo l'operazione per tutto il mese di agosto. E chi le fa queste punture di eparina? Mishka. Chi le fa? Io, Mishka. Sono stata brava oggi? Come sempre. Ah, grazie pupetto, grazie. Grazie, cerco sempre di fare piano e di non farti male. Sì, diciamo che un pic, c'è cioè sempre un, come si dice? Una punturina. Una punturina, bon, quella diciamo il male c'è sempre, però se no sei brava. Ah, grazie pupetto, grazie. Voto da 1 a 10? 9. Ma è altissimo, grazie. 9 a 8. Ecco, già la bassa, vedi te questi uomini. appena gli dici grazie, sei tutta dolce, già tac. 9 è buono. 9 è buono, ma già eri passato ad 8. Anzi, 9 è molto, 8 è molto buono. 8 è molto buono, e 9? 9 è distinto. Distinto, oddio, che non me la ricordavo sta parola, figurati. Vabbè, vado a preparare la cena? Sì. E poi mangiamo fuori? Sì. Che c'era un tramonto meraviglioso. Ma ormai il sole è quasi tramontato, ma ve lo faccio vedere perché i colori del cielo... No, sì, ormai non si vede. C'erano tutte le nuvole... Io sono blu in questo momento. C'erano tutte le nuvole rosa. Era bellissimo. Adesso si vede già un po' meno. Sta già tramontando il sole. Sì, forse un po' ancora si riesce a vedere. Sì, no, proprio pochissimo ormai. Però... Ah, è bellissimo. Io andrei a farmi un tuffo anche dopo cena. Perché questa piscina è talmente invitante... Per me poter tuffarmi in questa piscina solo nostra è veramente una figata, una figata. E mi sento molto fortunata, ci sentiamo molto fortunati entrambi perché in riva al mare c'è un casino strapieno di gente, noi veniamo qui ed è tipo un piccolo paradiso. Comunque, vado a preparare la cena e poi mangeremo fuori sul tavolo qua, perché si sta davvero bene, ci sono 25 gradi all'esterno, quindi devo dire che si sta molto molto bene. Invece di giorno fa caldissimo anche qui a Trieste, ragazzi, c'erano 34 gradi oggi, una roba del genere, quindi davvero tanto tanto caldo, ma so che nelle altre parti d'Italia anche non si scherza, fa veramente caldo ovunque, però è bello perché in estate si può stare fuori la sera e si sta bene e basta, così. Insomma, oggi mi sono un po' rilassata verso la serata perché prima ero così stressata, ho detto no, il video non va, continuavo a controllare, non funzionava e poi siamo tornati giù
pensavo di potermi rilassare. No, ci siamo dimenticati il cellulare, quindi ritornare su. Ma adesso mi rilasso piano piano, mi rilasso. Preparo la cena, che in realtà niente di complicato, perché scalderò la mia vellutata di zucca e carote. Buonissima, buonissima ragazzi. La foro la pellicola di plastica e la metto nel microonde molto semplicemente. Poi per Tomas c'è l'insalata con i pomodorini. Aggiungeremo anche una mozzarella. E poi c'è il pollo, ci sono le crocchette di pollo, queste sono fatte in casa ma le avevamo surgelate. E poi abbiamo questo, il petto di pollo, il formaggio, tiriamo tutto di nuovo fuori e voilà. Ok, direi che è quasi pronto, il pollo è fatto, questa è una cotoletta vegetale valsoia, sono molto buone. No, questa ancora non è pronta e poi abbiamo le nostre crocchette. Ho preparato anche l'insalata con la mozzarella per Tomas e anche la mia vellutata dovrebbe essere pronta. Sì, è bollente. Qualcuno qua si sta facendo lo spuntino di mezzanotte, non sto scherzando, è mezzanotte, è 10. Scusa, perché ti sei seduto? Sinceramente sono 10 minuti in ritardo. Sì, ma perché ti stavi preparando le mozzarelle con il pomodoro e poi arrivo io e ti siedi? Perché ti stavo preparando. Io? No, io ti stavo preparando. Ma io non le mangio, grazie. Infatti, perché tu fai per me. Ah, sì? Ah, non lo sapevo. Ci sono i pomodorini, dai. Ah, solo i pomodorini. Cosa hai fatto? Hai messo la mozzarella nel piatto? Sì. Eh beh, deve essere stata molto dura. Sì. Sì, sì. E hai anche buttato via l'involucro di plastica? Sì. Porca miseria, sarà troppo? No, due involucri, quello della mozzarella e quello delle tre mozzarelle. Mamma mia, adesso non esageriamo, Tomas, adesso, insomma. No, vabbè, riposo, dai, che il ginocchio l'hai usato tanto oggi. Qui c'è Gatta Stellina, si è preparata anche lei a mangiare con te, hai visto? Sto seduta qua. Gatto Denver sta qua. Ciao. Sta qua seduta e aspetta di fare lo spuntino a mezzanotte. Io neanche non la vedo fin là perché è sotto. Sì, ma lei ti vede, non ti preoccupare. Sì, ma io non riesco a vederla. Ciao gatta. Gatta sta diventando molto chiacchierona, dovete sapere, ultimamente. Sì. Come sono le mozzarelle e i pomodorini? Strabuone. Io invece come spuntino di mezzanotte ho bevuto un bicchiere di questo succo al pompelmo, 100% è buonissimo. A Tomas non piace, però abbiamo scoperto che non ti piace tanto. No, l'ho assaggiato anch'io, però è troppo... amaro. Amaro, sì, troppo amaro, cioè non è per me. E io poi mangio questo dessert, è tipo una specie di budino però con il latte di soia, se non sbaglio, e cocco, ed è molto molto buono. Questo brand mi sta piacendo molto, l'ho scoperto da De Belza, lo sapete, nei Paesi Bassi, e lo adoro. E ho preso sia il latte di mandorla che questo dessert, che è super super buono e sa davvero davvero di cocco. Notare la maglietta? Sì! Ho tenuto la maglietta delle Spice, ci sono davvero affezionate. Ne ho un'altra, tra l'altro, voglio ricominciare ad usarle perché mi dispiace un po' lasciarle lì nella mia vecchia stanza e non usarle perché sono strafighe. E comunque ho visto che anche tantissimi di voi erano super fan delle Spice Girls, quindi batti 5 se eravate fan delle Spice anche voi. E prima di andare a nanna, perché Tomas si sta già lavando i denti, io invece mi metterò al montaggio di questo videovlog, ma prima sto vedendo il vlog di De Melza di quando sono stata su ad Alkmaar da lei. E ci sono io, sì, qui è quando siamo andati a fare un giro in barca per i canali di Alkmaar, è stato bellissimo. Andate a vedere il suo canale, si chiama The Melza's World, ma ve lo faccio vedere così è più semplice. The Melza's World su YouTube e in molti suoi video ci sono anch'io. E questo è Boat Trip e Starway to Heaven, nella prima parte ci sono anch'io e siamo andati a fare appunto questo giro in barca, è bellissimo, è stato veramente bellissimo, una bellissima giornata. E sì, e questo è quanto, e poi appunto mi metto il montaggio di questo video e poi a nanna. Quindi mia family, spero vi sia piaciuto questo video. E una cosa, voglio fare una piccola parentesi,
Allora, molto spesso mi viene detto questa o quella o questo o quello youtuber ti copia per varie robe, eccetera, eccetera. Ragazzi, se qualcuno prende ispirazione dai miei video, a me non può far che piacere, non può che far piacere. Se qualcuno prende ispirazione da alcune mie idee o da come parlo, eccetera, eccetera, a me fa piacere e non mi dà fastidio e non... quindi sì, non mi piace la parola copiare, eccetera. Se qualcuno prende ispirazione o se qualcuno appunto prende magari qualche mia idea e la fa sua, a me fa piacere e basta, non sono così infantile, non mi danno fastidio queste cose, quindi non ci do peso, ma perché non c'è niente di male, ok? Quindi volevo fare proprio questa piccola parentesi, perché questa cosa è talmente, mi viene ripetuta talmente tante volte che è una cosa quotidiana, quindi volevo solo puntualizzare questo. Ecco, se io sono onorata se qualcuno prende le mie idee, le fa sue, oppure evidentemente mi seguono e quindi piace quello che faccio e appunto mi fa piacere e mi sento onorata. Quindi questo è quanto, mia family, volevo solo puntualizzare questa cosa. Vi mando un bacio gigantesco, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, anche da Gato Denver. Oh no, non c'è più! Stavo qua fino a poco fa, Gatto Denver sta là. Ciao, Gatto Denver! Ciao! E ciao a tutti quanti a casa! Ciao! Grazie! Grazie, piccolo carino! Duro, bianco, un po' arancione! Grazie!